La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 333 dei deputati Molinari ed altri, concernente iniziative volte a garantire l'utilizzo a favore della collettività dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Il deputato Gianluca Vinci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Grazie Presidente. Buongiorno Signor Ministro. Lei nei giorni scorsi si è recato in visita alla villa confiscata alla famiglia di Casamonica. Sempre nei giorni scorsi il reparto operativo dei Carabinieri di Modena, in collaborazione con i Carabinieri di Catanzaro, ha sequestrato 8 milioni di euro in un'operazione contro la criminalità organizzata, in particolar modo l'Andrangheta, collegata al noto processo a Emilia. I dati dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dicono che nel 2016 gli immobili sequestrati sono rimasti interamente di proprietà pubblica. Vi sono inoltre beni mobili ed aziende. Si tratta oggi di oltre 16.000 immobili, più di 7.500 beni mobili registrati ed altri beni, oggi totalmente fuori del mercato economico nazionale. Signor Ministro, le chiedo in che modo intende adoperarsi affinché i beni sequestrati e confiscati possano tornare utili alla collettività in tempi brevi. Grazie. Grazie al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie onorevole Vinci, onorevoli colleghi. Questo governo ha nella lotta alle mafie una delle sue priorità per dimostrare all'Italia e al mondo che lo Stato è meglio della mafia. Fin dai primi giorni abbiamo dedicato a questa azione di governo attenzione giorno e notte. Sono convinto che occorra agire velocemente e coi fatti. Questo sarà il governo dell'antimafia dei fatti, non dell'antimafia delle chiacchiere, eretta a professione. Credo che sia una bella notizia per tutti i cittadini che appunto a Roma una villa confiscata di Casamonica entro la fine dell'anno verrà messa a disposizione delle famiglie con bimbi autistici, mentre l'altra abusiva verrà rasa al suolo. Su questo va riconosciuto il lavoro del Presidente Zingaretti, che ha benissimo lavorato nei mesi precedenti all'insediamento di questo governo, perché quello che è giusto, non mi interessano i colori politici, mi interessa coloro che lavorano bene. La villa di fronte a quella assegnata ai bimbi autistici verrà rasa al suolo e verrà trasformata in giardinetti per i bambini del quartiere. Presto sarò in Calabria, in provincia di Reggio, dove 8 appartamenti confiscati all'Andrangheta diventeranno, e questo simbolicamente dirompente, uffici della Polizia dello Stato, e poi sarò in Lombardia, poi sarò in Toscana, poi sarò ovunque sia chiaro ed evidente che lo Stato è meglio della mafia e che la mafia, questo governo, immagino tutto questo Parlamento, faccia schifo. C'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da fare, perché io devo ringraziare il personale dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati che con sole 70 unità di personale sta gestendo più di 15.000 beni sottratti alle mafie. Il lavoro dell'Agenzia è strategico, dovrà essere implementato e rafforzato. Per questo con i miei uffici sto già lavorando per portare a 200 il numero di dotazione organica per lavorare a questa agenzia. Non basta però solo aumentare le risorse umane, occorrono anche alcuni cambiamenti normativi a cui stiamo lavorando, ad esempio quello che prevede la messa in vendita dei beni oggettivamente inutilizzabili, con la gestione degli introiti derivanti dalla messa a reddito degli stessi, che verrà valorizzata dall'agenzia stessa per migliorare velocità e modi operativi. Giudici con le esigenze relative alla gestione dei beni, sono certo che l'agenzia potrà raggiungere uno standard di operatività ottimale al fine del pieno ottenimento dei fini istituzionali. Vi assicuro, colleghi, che il dossier dei beni sequestrati e confiscati alla mafia è una delle priorità del mio Ministero e dell'intero Governo. Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Gianluca Vinci per 2 minuti. Grazie signor Ministro per la risposta. A nome dei firmatari mi dichiaro sinceramente soddisfatto, questo perché dopo troppi anni di silenzio si torna a parlare seriamente di criminalità organizzata nel nostro Paese
e di misure concrete da porre in campo per sconfiggerla. Per troppi anni il problema è stato tralasciato senza affrontarlo, forse per volontà politica, forse per incapacità. Questo ha portato ad un'infiltrazione dell''Ndrangheta anche nel mio territorio, nell'Emilia, dove è stato commissariato un comune, Brescello, e dove c'è stata un'operazione che ha portato all'arresto di oltre 200 persone, oggi sotto processo, il processo Emilia. Serve quindi un nuovo approccio al problema che passi ad una diversa gestione dei beni sequestrati, dal poterli rapidamente utilizzare e rimetterli sul mercato, proprio come ci ha appena riferito. Le mafie sono infatti prima di tutto un sistema economico, vivono grazie al denaro. Bisogna quindi affamarle. Chi si affila a un'organizzazione mafiosa lo fa per avere un'utilità economica per sé e per i propri familiari, che infatti frequentemente danno anche il loro appoggio. Spesso il criminale tiene più ai propri proventi illeciti che alla propria libertà personale, e lo vediamo in molti processi di questi giorni, questi anni, per mafia. Fino ad ora così non è stato e si è pensato ad altro. Questo governo dovrà quindi distinguersi dai precedenti anche in questo campo, e già lo sta facendo, come ci hanno dato prova. Nessuno sconto di pena, ma anche un approccio più incisivo nella gestione dei beni illeciti. Pieno appoggio alle forze dell'ordine e ai magistrati che combattono la mafia silenziosa in prima linea. Nessun uomo dello Stato si deve più sentire solo. Finalmente, signor Ministro, dopo tanti anni nel suo scranno è tornato a sedersi un uomo che, come lei, tiene al proprio paese, che rende onore al suo ministero. I cittadini aspettavano veramente da tanto tempo questo momento e la ringrazio ancora. Grazie. Passiamo all'interrogazione 334 del deputato Maggi, concernente chiarimenti in ordine alla situazione dei centri di raccolta dei migranti in territorio libico in relazione a recenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno. Il deputato Riccardo Maggi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. Lei, Ministro Salvini, il 25 giugno scorso, di ritorno dalla missione a Tripoli, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa di avere visitato il centro di accoglienza e protezione in costruzione da parte dell'UNHCR, che è l'unico in Libia autorizzato dopo oltre un anno di lavoro diplomatico delle Nazioni Unite. In base a quanto visto da lei, Ministro, ha sostenuto che chi parla di torture in Libia e di violazione dei diritti umani dice cose non vere. Testualmente ha parlato di menzogne e di retorica sulle torture e la violazione dei diritti umani. Come noi sappiamo, in realtà nessuna delle condizioni richieste dal diritto internazionale in materia di asilo può essere soddisfatta in Libia, tanto che persino i rifugiati individuati a seguito delle organizzazioni internazionali sono reclusi in centri di detenzione in condizioni disumane. Le chiedo quindi quali e quanti siano i centri ufficiali a cui lei ha fatto riferimento parlando di menzogne sulla tortura, quelli gestiti dalle autorità libiche, se sa quante persone vi siano recluse, quante donne, uomini e minori, e in quanti di questi sono autorizzati ad entrare gli operatori delle organizzazioni internazionali. Grazie. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Ringrazio l'onorevole Maggi e lo ringrazio doppiamente perché è uno dei pochi parlamentari dell'opposizione qua presenti in aula. È un curioso question time dove c'è più maggioranza che opposizione in aula, però penso soprattutto ai banchi del Partito Democratico, ma saremo più fortunati più avanti. Lunedì scorso, in occasione della mia missione in Libia, ho visitato un centro di assistenza e protezione dei migranti la cui creazione è stata resa possibile grazie alla decisiva attività svolta dal governo italiano, e di questo siamo orgogliosi. Il centro di assistenza, che è in via di ultimazione e sulla cui realizzazione ha avuto un ruolo importante l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, è destinato a ospitare già dal prossimo mese di luglio 160 persone per arrivare entro a fine anno a una capienza di 1000 persone. La struttura accoglierà migranti in condizioni di vulnerabilità ed è dotata, come ho visto personalmente, di centri sportivi, cliniche e centri di assistenza psicologica. Secondo dati resi disponibili al Ministero degli Affari Esteri, sono attualmente presenti in Libia 19 centri ufficiali per migranti gestiti dal Dipartimento per il controllo dell'immigrazione illegale. Non è invece ovviamente noto il numero dei centri non ufficiali, spesso e volentieri gestiti dagli stessi trafficanti di esseri umani, quindi al di fuori di ogni legge. Secondo l'UNHCR, che riferisce di avere accesso a tutti i centri ufficiali, nel 2018 sono state condotte in tali centri più di 660 visite di monitoraggio. Sulla base di dati aggiornati a marzo 2018, l'OIM ha identificato in Libia 662.000 migranti, il 91% uomini, il 9% donne e il 10% dei quali minorenni. Secondo le stesse fonti
internazionali, i migranti in Libia provengono da quasi 40 paesi prevalentemente africani. Le prime quattro nazionalità sono egiziana, nigerina, ciadiana e sudanese. I rifugiati richiedenti asilo registrati in Libia dall'UNHCR sono 52.700, questi sono i dati risalenti allo scorso marzo, che poi ovviamente le metto a disposizione come di chiunque li voglia. Ho in più occasioni manifestato il convincimento che sia necessario un radicale cambio di passo nelle politiche di contenimento dei flussi migratori verso l'Europa, che vanno intercettati nei paesi di partenza e transito. E nell'incontro con le autorità libiche ho potuto verificare i sentimenti di amicizia che legano Italia e Libia, nonostante la difficoltà operativa delle legittime istituzioni in Libia, che spesso e volentieri sono sotto ricatto e attacco da parte di milizie non controllate. È intenzione del governo italiano verificare, anche sulla base di quanto emerso nel corso dei colloqui, la fattibilità dell'apertura di centri di protezione e identificazione ai confini esterni della Libia, che come noto costituiscono la principale porta d'ingresso dei migranti destinati al traffico dei barconi nel Mediterraneo. Desidero infine ricordare l'impegno e il lavoro già svolto dal nostro Paese a sostegno della capacità di controllo della frontiera marittima libica. Sono stati finora formati 213 uomini della Guardia Costiera Libica e altri 300 potranno essere formati nell'ambito della missione Sofia. Se il tempo lo permetterà, nel Consiglio dei Ministri di questa sera verranno donate 12 motovedette libiche con conseguente formazione dell'equipaggio a cura delle autorità italiane per continuare a salvare e a proteggere vite e Mar Mediterraneo. Grazie. Grazie.